Sindaco di Firenze, segretario del PD, le manca solo la carica di cavaliere bis. Meno male che dite di essere contrari ai cumuli di cariche. Quando si tratta dei vostri interessi, lo statuto del Partito Democratico lo fate diventare carta straccia. Oggi voglio ringraziare di cuore Matteo Renzi, grazie davvero. Sì, lo voglio ringraziare perché sta dando la possibilità a tutti i cittadini di poter guardare da vicino, con ancora maggiore nitidezza rispetto al passato, come si muove il potere in Italia. Noi abbiamo proposto con questo emendamento nella legge di stabilità 2,5 miliardi di euro di investimento in un piano che si chiamava Cantiere Scuole per ristrutturarle. Il tuo partito lo ha bocciato. Forse perché, come hai detto ieri, secondo il PD, la scuola non ha bisogno di denaro, ha bisogno di una nuova forma mentis. Io non avrei mai creduto che si potessero usare le stesse tecniche di chi vi ha preceduto per 20 anni, spacciandole per fresche, innovative, originali. Lei parla di novità, di diversità. E noi invece vediamo un Presidente del Consiglio condannato che ha idee di centrodestra e ha fatto cadere un governo di centrosinistra. Sostanzialmente un Berlusconi 2.0. Lei il 19 gennaio 2014 è stato capace di definire il condannato Berlusconi una persona seria, uno su cui ho fatto bene a scommettere. Quindi vorrei chiudere il mio discorso però con un augurio. Le volevo dire, stia sereno Presidente, stia sereno. Oggi la maggioranza di quest'Aula darà la fiducia a questo governo e sarà l'ultimo governo dei partiti. Non conosciamo ancora ora e giorno delle nuove elezioni, ma vi posso assicurare che il prossimo sarà il governo del Movimento 5 Stelle.